Ma che tagliato? Quando sì, mai? C'era, tagliato, il, gabinetto, c'era il gabinetto che esondava, insomma, c'era una tragedia ieri in corso, una tragedia. Sì. Allora ragazzi, vogliamo dire qualcosa ai signori vescovi italiani, perché veramente non se ottimo, ne può più. Galantino. Allora, veramente Galantino, non se ne può più. Un signore che si chiama Galantino. Ma un signore, tutto un ogni signore. Volta. No. Il signore, che non è un signore, Isabella da Genova, Fabio da Modena, Minchione da Torino. Per me, Monsignor Nunzio Galantino, non conta una beneamata mazza. Non conta una beneamata mazza. Vale come Mauro da Mantova, vale come Donato da Varese. No, questo non si può sentire. Vale, come no, come Carmine allo stanzi. Anzi, devo dirti la verità. Mi anzi, rifiuto. No, ti rifiuterai. Mi rifiuto e prendo le distanze. Ma non me ne frega niente. Puoi prendere le distanze, puoi fare quello che vuoi. La cosa molto chiara, molto semplice, è che Monsignor Nunzio Galantino, che è esponente, non so se è ancora italiano, comunque forse sì. Messaggio da Mauro da Mantova, messaggio per me. Ce l'ha con me stavolta Maurone, Mauro. Messaggio di Mauro da Mantova. Pronto. Oh, Cruciale, ma vaffanculo. Ma cosa mi tiri in mezzo a me? Ma che cazzo fai? Mi tiri in mezzo a me? Conta Monsignor Tarantino conta come Mauro ma oh, bello. Io non è che io non come non conto un cazzo. Io non conto un cazzo. Io conto di più di te, di Parenzo e di tutti gli altri messi assieme. Dove passo io non cresce più l'erba. Ricordatelo che quando passo io la gente si ricorda di me. Io se ho qualcosa da dire con qualcuno, io lo prendo a bastonate. Ma io non lo prendo abbastanza a parole, lo prendo abbastanza davvero. Io quando ho rincorso un collaboratore ecologico perché veniva a rompermi i coglioni e si è mezzo col soffione per soffiare le foglie, io gli sono corso dietro con legno, se lo becco lo prendevo bastonate. Oh, ma con chi deve che fare? Con un qua qua? Io non scherzo mica, bello. Io se comincio a muovere il legno comincio a svarzellare, e se non uso il legno uso un coltello lungo 30 cm. Oh, forse te non mi conosci. Te ti devi solo augurare, caro mio Cruciale, di non vedermi incazzato, perché sono una brutta bestia incazzato, perché quando perdo il controllo non mi fermi e non ho limiti. Io se uno mi viene tra le mani quando sbrocco, io sono capace di ammazzarlo veramente, è per quello che cerco di non perdere la calma. Ma tu non mi vieni a tirare in mezzo, non conto un cazzo, no, io conto di più di quei politici di merda o di quella gente che ti pare il culo o ti paga, caro il mio Tamaro, testa di minchia, vaffanculo. E via Maurone, non ha capito Mauro con questa volata finale Sai che c'è? È stato De Benedetti a fare che? Tutto! Hai visto? Tutto! L'assassino della ragazza è stato De Benedetti! E come essere? Non è possibile. Te lo dico io, Mauro da Mantova! Sai perché? Visco! Il governatore della Banca d'Italia, hai visto? Come si chiama? Ho visto, sì, allora? Visco, hai allora? Visto? Sì, allora? È vero. Non è vero. È parente di Cruciale in Parenzo, Visco. Per quello ha detto quelle cose. Imbecille, diamo la parola agli imbecilli. No, proprio. no, stai agli tranquillo. Imbecilli. Adesso quello poi si scatena, mi manda ma 40 che messaggi. Si dai, idiota. Ma che perché? Numero di telefono, dai, sì, ma certo. Ma povero idiota. Ha il tuo numero sì, di telefono? Penso di sì. Sì, ma sì, tu sei pazzo? Perché dai ai mentecatti il tuo numero di ma telefono? No, non ho il mio numero diretto. Non mi ricordo il numero della redazione. Ma è un non povero so. Mentecatto, un malato, dai. Fermi, poi c'è Giuseppe, provincia di Chieti, Orfeo, Perugia. Orfeo da Perugia, Fabio da Modena, Mauro, Firenze.